Allora, siamo qui con Giulietto Chiesa che ha appena presentato il suo libro Chi ha costruito il muro di Berlino e domande rapide rapide. Qual è l'intervista che ricorda con maggior piacere? Beh, se dovessi dire, l'intervista che feci a Alexander Zinoviev molti anni fa, quando lui era ancora dissidente emigrato a Monaco. Fu un'intervista straordinariamente interessante che mi è rimasta impressa perché ho imparato molte cose della Russia parlando con un dissidente che amava la Russia e che poi è ritornato in Russia e ha fatto il dissidente un'altra volta contro il nuovo potere russo. Una cosa molto strana Un per me. recidivo della dissidenza, Un insomma. recidivo della dissidenza, dissidente sempre. E io anche sono un po' dissidente sempre. Ok. E invece l'intervista che avrebbe voluto fare? Tante interviste che avrei voluto fare, per la verità. Ne ho fatto molte, ma tante altre avrei voluto farne. Avrei voluto intervistare Putin, per esempio. Non ci sono ancora riuscito. Non so perché, ma pur sapendo che Putin sa che io esisto, non ha mai trovato il modo e il tempo per avere 10 minuti di conversazione con me, che sarebbe interessante, anche per lui, credo. Chissà in futuro. E in una battuta, perché scrivere un libro sul muro di Berlino, al di là dell'anniversario? No, non al di là dell'anniversario, il libro l'ho scritto proprio perché mi è venuta questa fulminante intuizione che ci sarebbe stata il festeggiamento del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino e io ho pensato che volevo rovinargli la festa a tutti quelli che avrebbero festeggiato, raccontandogli invece come è stato costruito il muro di Berlino, perché, in che circostanze è avvenuto, eccetera, eccetera. Quindi volevo proprio rovinare la festa e credo di esserci riuscito, perché prima di scrivere il libro io sapevo che la festività, il festeggiamento del 30° anniversario della caduta del muro avviene nel momento in cui i vincitori di tutta la vicenda sono nella più grande crisi irreversibile della loro storia. E alleggeriamo, cosa ricorda cosa le va di raccontare della sua esperienza come vicepresidente dell'Unione Goliardica Italiana? Beh, era un altro mondo. Io stavo appena cominciando a capire la politica, quindi se dicessi che avevo già una formazione precisa della mia visione del mondo, direi una bugia. Non è così, ero un principiante. Imparavo una cosa che però mi è stata utile, imparavo a discutere con persone che non avevano le mie idee. Ed è stata un'esperienza utile perché io ero un comunista, ma dentro l'Unione Goliardica non c'erano solo i comunisti, c'erano diverse anime, c'erano diverse ideologie, c'erano i socialisti, c'erano i senza partito. Mi ricordo che uno dei vicepresidenti della Unione Goliardica Genovese si chiamava Franco Carlini, che era un cattolico. E fu una bella esperienza dal punto di vista dell'imparare a come si convive con altre idee. Questo l'ho imparato. Ho cominciato a impararlo lì, poi ho capito più avanti che c'erano molte cose da imparare, anzi che bisogna sempre imparare. Ma lì è stata la mia prima esperienza giovanile di uno che vuole fare, diciamo, mi consente di usare un po' di retorica. Bisogna imparare a vivere insieme, anche con idee diverse. Quindi questa è una grande esperienza che dovrebbero fare tutti per tutta la loro vita. Quindi l'Unione Goliardica era un po' il contrario di un social network, sotto Sì, questo assolutamente sì, aspetto. non c'era nulla di allora di tutto ciò. Erano tutti contatti diretti, personali, in cui si parlava tra uomini, tra giovani in quel caso, e in cui bisognava capirsi guardandosi negli occhi, cosa che adesso non si fa più, purtroppo. Per cui l'intera serie dei rapporti, cioè la enorme maggioranza dei rapporti umani, avviene attraverso la mediazione di uno strumento che è freddo, che è del tutto non umano. Grazie. Prego.